ciao Peppa! Ciao a tutti! Siete pronti per dare il bentornata a Dora, che è tornata da un altro fantastico viaggio? Sì! Bene! È proprio alle vostre spalle! Ciao Dora! Ciao ragazze! Ma da dove arrivi? Ora vi racconto tutto, mi fate uscire? Sì, certo! Dai, facciamola uscire dalla scatola, che poi ci racconta dove è stata! Bene, bene, allora io qua vedo il tuo, diciamo, passaporto. Mi dice che sei stata in Nuova Zelanda, Dora. Proprio così, sono stata in Nuova Zelanda. Che viaggio, ragazzi, che bello. Ci credo, dai, vuoi raccontarci qualcosa? Sì, allora, sapete dov'è la Nuova Zelanda? Io sì. Tu, Dotti? No. Peppa? Nemmeno. Allora dai Dora, spiegaci dov'è la Nuova Zelanda. Ok, allora vi ricordate quando in un'altra puntata vi ho spiegato dove erano le Fiji? Sì, certo, io mi ricordo. Sì, mi ricordo anche io. Pure io. Bene, allora, diciamo che vi avevo parlato dell'Australia, giusto? Sì. Confermo, aveva parlato dell'Australia. Perfetto, allora la Nuova Zelanda si trova sotto l'Australia. Più spostata verso ovest. Ah, tutto chiaro, insomma un altro viaggio lontanissimo. Sì, anche questa volta mi sono fatta tantissime ore d'aereo. Mamma mia, perché sei vestita così? Sembri un'aquila. Questo è un tipico abito maori, che è la popolazione, diciamo, nativa della Nuova Zelanda. Ah, interessante. E infatti in Nuova Zelanda parlano sia inglese che maori. La capitale è Wellington. E sapete, c'è un animale buffissimo che si chiama kiwi. È proprio il simbolo della Nuova Zelanda. Davvero? Come è fatto? Oh, guarda, c'è lì sul foglietto. Vediamo. Ah, che è questo il kiwi? Ah, dice che è un piccolo uccello con un... con un becco tipo da pollo, una cosa del genere. Sì. Ok. Ah, ok, questo... che storia. Quindi hai visto anche i kiwi da vicino? Sì, certo, sono proprio carini, molto simpatici. È stato proprio un bel viaggio, e anche lì che spiagge, che mare. Ma lo sapete, adesso lì non è mica autunno. Ah, no? Ma come non è autunno? Cosa dici? No. Nell'emisfero australe, cioè dall'altra parte rispetto a dove siamo noi, le stagioni sono invertite, quindi adesso da loro è primavera. Pensa a te che storia, quindi uno volendo potrebbe non vivere mai l'inverno e spostarsi ogni volta. Esatto Peppa, se uno proprio non ama l'inverno può stare d'estate qua e quando qua è inverno può andare nell'emisfero australe. Potrebbe andare in Nuova Zelanda, in Australia... oppure potrebbe andare in Argentina, in Brasile. Sì, io questa cosa la sapevo. Brava Dotti. Insomma, un altro bel viaggio per la nostra Dora l'esploratrice. Ma adesso che fai? Ti fermi per un po'? Non lo so, ci sono ancora tanti posti che voglio visitare. Effettivamente. Vabbè, allora Dora, se riparti di nuovo, buon viaggio, mandaci una cartolina. Ma certo, lo farò sicuramente. Salutiamo tutti. Ciao bambini, grazie per averci seguito. Ciao a tutti, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao.